Ogni anno sono circa 130-150 mila i nuovi iscritti AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, cioè il flusso migratorio che degli italiani che ogni anno abbandonano il paese per trasferire la propria residenza fiscale è di circa 130-150 mila unità. E questo è soltanto il dato registrato, perché in realtà dovete considerare che il flusso registrato è perlomeno del doppio, poiché tanti sono quelli che dimenticano o semplicemente ritengono più opportuno non iscriversi all'AIRE. In realtà è notizia non di questi giorni, ma di questi ultimi 2 anni, che gli accertamenti nei confronti di questo flusso migratorio sono o stanno per diventare pressoché automatici. Non so se avete sentito parlare di liste selettive o sicuramente avete sentito parlare di voluntary disclosure. In ogni caso, alla luce di queste novità, ormai basta andare via per essere sottoposto ad un accertamento pressoché automatico, perché le banche dati e lo scambio di informazioni finanziarie e non ha reso i paesi e sta rendendo i paesi delle varie giurisdizioni del mondo estremamente collaborativi. Quindi le amministrazioni finanziarie in realtà adesso parlano tra loro, la tendenza è quella di parlarsi e scambiarsi dati, cosa che invece non avveniva in passato, nei favolosi anni 80-90, insomma, che voi conoscete bene. Quindi il punto è questo: la stragrande maggioranza delle persone che trasferiscono la propria residenza fiscale all'estero si dimentica o non si preoccupa di rimanere in regola con il fisco. Per risolvere questo problema, per dare a tutti la possibilità di trasferirsi invece in serenità ed evitare sanzioni e pesanti cartelle esattoriali, scoperte magari soltanto molti anni dopo il proprio trasferimento di residenza, abbiamo creato un kit, il kit trasferimento sicuro. È un kit con prodotto completamente innovativo, oserei dire meraviglioso, perché ti mette nelle condizioni di poter seguire e trasferire la tua residenza fiscale in completa autonomia. Ed è un kit che è stato pensato per dare l'opportunità a tutti di muoversi, anche evitando costose consulenze. Insomma, io non nascondo che una consulenza con trasferimento sicuro non costi poco. Invece questo kit dà la possibilità, appunto, anche a chi non vuole o non può o vuole procrastinare la consulenza anche per motivi economici, di muoversi in totale sicurezza e di capire che cosa fare e che cosa non fare, perché molte volte è molto più importante e determinante sapere quali sono i passi da non fare piuttosto che quelli da fare in materia fiscale. Il kit si compone di 4 manuali e di 7 video, dove io in prima persona vi spiego passo dopo passo quali sono gli adempimenti burocratici e quali sono i passi da fare, appunto quelli da non fare, per evitare qualsiasi problema di sorta nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sia dell'amministrazione finanziaria italiana, ma sia dell'amministrazione finanziaria del paese di destinazione, perché appunto non dimentichiamoci che il fisco non esiste obiettivamente, ovviamente, soltanto in Italia. Questi 4 manuali operativi vanno a risolvere innumerevoli, direi quasi la totalità dei problemi legati al trasferimento di residenza, perché come sapete ognuno può avere le sue caratteristiche peculiari, cioè c'è chi c'ha il conto corrente, chi ha lasciato la moglie in Italia, chi ha degli investimenti immobiliari in Italia, chi ha degli immobili in fitto, chi ha investito strumenti finanziari, chi ha dei conti risparmio gestito, risparmio amministrato nei confronti della propria banca in Italia, eccetera, eccetera. Quindi le casistiche, o meglio, le cose, gli elementi da gestire nel momento in cui si varca il confine italiano possono essere e sono numerosi. Ognuno va gestito in maniera specifica e peculiare, altrimenti appunto si rischiano che in seguito ad un avviso di accertamento, comunque in seguito ad un questionario da parte dell'Agenzia delle Entrate, si rischia di farsi piuttosto male se tutti gli elementi non sono stati gestiti come di dovere. Per cui noi vi spieghiamo, meglio, io in prima persona vi spiego nella guida operativa, che è il primo dei 4 manuali, come gestire burocraticamente ed amministrativamente i vostri spostamenti, andando ad apportare tutta quella che è l'esperienza maturata negli ultimi 15 anni sul campo. Quindi andiamo a risolvere problemi concreti, c'è pochissima teoria e c'è tantissima pratica.
Nel secondo manuale, che si chiama invece Notifiche Estero, vi spiego come gestire il debito nel momento in cui varcate il confine, perché nel momento in cui se ne va il debito pregresso, ve ne andate, il debito pregresso, sia che sia nei confronti di privati, sia che sia nei confronti dell'erario, va gestito perché il debito non scompare. Notifiche Estero vi spiega che cosa fare e come proteggervi. Nel terzo manuale operativo, che invece si chiama Raccolta Prove, che forse è il fulcro più importante dell'intero kit Trasferimento Sicuro, vi spiego esattamente quali sono le prove che dovete raccogliere, qual è l'impianto probatorio da costruire e da presentare all'amministrazione finanziaria nel momento in cui verrà a bussare alla vostra porta. E 9 volte su 10, per esperienza, posso dirvi che verrà a bussare alla vostra porta. Raccolta Prove vi dice esattamente per ogni periodo d'imposta quali sono le prove che dovete raccogliere e come dovete presentarle all'Agenzia delle Entrate per evitare qualsiasi tipo di contestazione e per risultare vittoriosi in qualsiasi tipologia di contenzioso possa mai essere instaurata da parte dell'amministrazione finanziaria. Il quarto e ultimo manuale operativo invece si chiama Lista Giurisdizioni e vi dà il panorama, direi esaustivo, completo di quello che avviene a livello di tassazione oggi nel mondo. Quindi esaminando tutte le giurisdizioni presenti oggi sul pianeta Terra, sostanzialmente parliamo di circa 180 giurisdizioni, vediamo le percentuali di quella che è la tassazione societaria, di quella che è la tassazione personale e di quello che succede anche in caso di distribuzione di dividendi, perché noi partiamo appunto dall'assunto base teorico che quando trasferiamo la propria residenza lo facciamo anche per aprire un business o nel paese di destinazione o, se la giurisdizione ce lo permette, anche in una giurisdizione diversa da quella dove siamo andati a prendere la residenza fiscale. Quindi tendenzialmente andiamo ad analizzare quello che succede al dividendo nel momento in cui andiamo a distribuirlo all'imprenditore. Ok, quindi c'è un'analisi piuttosto completa da questo punto di vista e c'è un focus su quelli che secondo noi sono oggi i paesi più interessanti all'interno dell'Unione Europea e non solo, dove trasferire la propria residenza fiscale, perché chiaramente, come dire, a seconda della caratteristica del business, a seconda delle caratteristiche personali e anche di vita, a seconda del tipo di qualità di vita o di esigenze dell'imprenditore, può cambiare e cambia il paese di destinazione, o meglio, alcuni paesi possono andare bene, altri possono andare meno bene. A questo proposito, infatti, abbiamo anche disegnato e costruito per voi una cartina geografica straordinaria, di dimensioni insomma piuttosto consistenti, all'interno del quale avete la visione completa ed esaustiva di quali paesi possono essere utili alle vostre esigenze e di quali invece al momento del vostro trasferimento, magari in futuro lo saranno, invece non possono essere adatti a quello che state cercando in questo preciso momento. Quindi il kit Trasferimento Sicuro, ve lo ripeto, si compone di 4 manuali operativi che vanno a risolvere quasi e se non la totalità dei problemi legati al vostro trasferimento di residenza, soprattutto, e questo lo risolve al 100%, il vostro rapporto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, e poi si compone, lo ripeto di nuovo, di 7 video all'interno del quale io vi rispiego, se non l'avesse capito, perché chiaramente alcune parti potrebbero risultare relativamente legalesi. Allora io sono intervenuto su ciascuna di queste parti e vi porto per mano e vi spiego esattamente che cosa significano e come interpretarle laddove appunto dovessero esserci dei problemi. Ci ho detto, quindi il mio monito è questo, il mio consiglio è questo: se trasferite la residenza fiscale, non sottovalutate mai i vostri rapporti con la fiscalità italiana, perché se nel momento in cui trasferite la vostra residenza non succede nulla, nel senso che l'accertamento non è automatico, nel senso non arriva nell'arco di pochi giorni, ma potrebbe arrivare, di solito arriva anche nell'arco di 2 o 3 anni. Quindi non sottovalutate mai i vostri elementi di connessione con il territorio dello Stato italiano e rimanete sempre informati. Un saluto a tutti.